dice che grazie alla ricarica veloce in 10 minuti si ottengono ben 100 km di autonomia. Chi è? Beh, ma è chiaro, è la Porsche Taycan e adesso ve la faccio vedere. Si chiama Porsche Taycan e altri non è se non la prima auto 100% elettrica firmata dalla casa di Zuffenhausen. E l'aspetto è questo, adesso ve la faccio vedere anche lateralmente, quello di una berlina con anima da coupé o una coupé con anima da berlina. E mettetela un po' come più vi piace, lunga 4,96 metri, quindi poco meno rispetto a una Panamera, per 1,96 di larghezza, quindi una larghezza decisamente importante, per però 1,38 di altezza, quindi un'altezza di poco superiore rispetto a quella di una 911 e di poco inferiore rispetto sempre a quella di una Panamera. Vedete, ci sono le classiche proporzioni appunto di una berlina coupé, le proporzioni che ritroviamo anche sulla Panamera, con anche richiami alla 911, ad esempio. Vedete qua, purtroppo con l'illuminazione forse non si apprezza particolarmente, ma le parti laterali, che poi dopo finiscono con il gruppo ottico, sono bombate mentre il cofano rientra, questo sia per un discorso aerodinamico sia anche per un discorso di richiamo al family feeling della casa, un family feeling che, come vedete scritto qua sulla targhetta anteriore, come poi vediamo anche al posteriore, ritroviamo anche nei nomi dei modelli, perché per la Taycan in Porsche hanno deciso di adottare un naming classico, quindi in questo caso siamo davanti alla Taycan Turbo S e poi dopo in fase di lancio c'è anche la Taycan Turbo, ma naturalmente trattandosi di un'auto elettrica di turbine non ce n'è affatto traccia, ma appunto per un discorso di family feeling, di mantenere comunque la tradizione dei nomi di battesimo dei vari allestimenti di Porsche, hanno deciso di mantenerli anche per la loro prima elettrica. Intanto qua la vediamo di lato, appunto con forme molto, molto morbide, molto sinuose, con una ricerca aerodinamica particolare, perché soprattutto per le auto elettriche, per aiutare l'autonomia ad aumentare sempre di più, bisogna appunto avere un trattamento aerodinamico molto, molto particolare, e la Taycan ce l'ha. Vedete, poi ci sono anche Giuliano ve l'aveva già raccontata in un altro video, appunto delle soluzioni aerodinamiche molto particolari. Qua vediamo ad esempio queste prese d'aria per andare anche a raffreddare questo immenso impianto frenante anteriore. Ma prima di parlarvi della parte meccanica, vi faccio vedere anche quello che è l'interno. Purtroppo su questa Taycan tutte le porte sono chiuse, ma qua abbiamo un'installazione fatta apposta per vedere la plancia e la parte anteriore dell'abitacolo della Porsche Taycan. Vedete, prima di tutto c'è questo bel monitor 100% digitale davanti al guidatore, un monitor curvo che aumenta sicuramente l'effetto wow e permette anche di avere una visibilità migliore, che quasi abbraccia il guidatore, quindi molto, molto bello. A me onestamente piace tanto, praticamente senza cornice, una soluzione molto particolare, ma che è solamente la prima. Tanto faccio il giro a quest'altra parte, ma è solamente una delle tante soluzioni trovate qui in abitacolo. Vedete, qua c'è poi al centro della plancia in posizione rialzata il classico monitor da 10,9 pollici touch per gestire il sistema di infotainment e anche l'impianto di climatizzazione, perché vedete qua non c'è alcun tipo di pulsante fisico. Appunto il signore stava smanettando col monitor, vedete l'impianto di climatizzazione, possiamo anche aprire il bagagliaio, si può controllare lo stato di carica delle batterie e tante altre funzioni su quest'altro monitor touch. E qua c'è un quarto monitor sempre touch, purtroppo è spento, ma fidatevi, c'è un quarto monitor touch a uso e consumo del passeggero, dove ci sono le principali funzioni dell'infotainment principale riportate. Per cui ad esempio si può vedere la mappa del navigatore, si può visualizzare la playlist in ascolto in quel momento, si può vedere anche lì lo stato di carica delle batterie, tante informazioni appunto per un quarto monitor che abita l'abitacolo della Taycan. E sono convinto che in futuro sempre più auto, soprattutto di livello premium, offriranno dei monitor dedicati
al passeggero. Ma adesso parliamo della parte più importante della Taycan, ovvero la meccanica. Ci sono sulla Turbo, la Turbo S, due motori elettrici, uno per asse, quindi uno accoppiato all'asse anteriore e uno invece accoppiato all'asse posteriore, che sulla Turbo sviluppano 680 cavalli e 850 Nm di coppia, mentre sulla Turbo S si arriva con la funzione overboost a 761 cavalli e 1050 Nm di coppia. Quindi numeri veramente molto importanti, praticamente da hypercar, per quella che invece vuole essere una Gran Turismo elettrica, ma che adatta anche a correre, ad avere un ottimo spunto in accelerazione. Un'accelerazione che sulla Turbo avviene in 3,2 secondi, mentre sulla Turbo S si passa a 2,8 secondi, mentre per entrambe la velocità massima è autolimitata a 260 km/h per salvaguardare lo stato, la carica delle batterie. Batterie che sono da 93,4 kWh e sono dotate di un innovativo impianto a 800 volt che, come vi dicevo prima, permette di avere 100 km di autonomia con appena 10 minuti di carica, per cui per un commuter, per chi appunto l'auto la usa quotidianamente per andare in ufficio, deve percorrere comunque un po' di strada, 100 km di autonomia in 10 minuti sono veramente tanta roba. Chiaramente però in questo caso bisogna avere delle colonnine adeguate che possano dare questa botta di carica, perché altrimenti chiaramente i tempi si dilatano a seconda del tipo di linea di corrente elettrica che utilizzate. Due motori elettrici che poi dopo sono accoppiati a un pedigree non male per quanto riguarda la meccanica, perché abbiamo delle sospensioni pneumatiche adattive, per cui appunto sono in grado di adattarsi alla tipologia di strada e alla tipologia di guida. A questo proposito ci sono ben quattro, intanto passiamo dietro alla colonnina di ricarica, vedete appunto una delle colonnine di ricarica con le quali si potrà fare il pieno alla Taycan, e appunto ci saranno quattro modalità di guida: range, normal, sport, sport plus. Range è quella che tende a salvaguardare maggiormente la carica delle batterie, mentre sport plus è quello più estremo, dove le doti dei due motori elettrici vengono spremute per avere il massimo delle prestazioni. Poi c'è anche un sistema di torque vectoring per aiutare l'auto in curva ad essere sempre più sincera e sempre più precisa. E un'altra chicca, un'altra particolarità, novità della Porsche Taycan è il fatto che il cambio è chiaramente automatico, ma non è un monomarcia come siamo abituati a vedere su tutte le elettriche in circolazione, ma ha due marce. Questo perché la prima marcia serve in fase di spunto, di partenza, per avere lo spunto migliore quando si deve appunto ripartire da fermi, e poi dopo invece si mette la seconda marcia quando si raggiunge la velocità di crociera, e quindi appunto in questo caso la carica delle batterie viene salvaguardata per avere la maggior autonomia possibile. Un'autonomia che sulla Porsche Taycan Turbo è di 450 km, mentre sulla Turbo S scende di poco e arriva a 412 km. L'auto è già ordinabile, con dei prezzi che partono da circa 156.000 euro per la Turbo e circa 190.000 per la Turbo S. Noi sul nostro sito l'abbiamo messa, come non poteva essere poi altrimenti, a confronto con la Tesla Model S, che è la sua prima concorrente ideale. E voi che cosa ne pensate? Preferite la classica Tesla Model S di Elon Musk o la nuova creatura della Casa della Cavallina? Chiaramente l'invito è quello di farcelo sapere qua sotto nei commenti e di continuare a seguirci con tutti i nostri live dal Salone di Francoforte, che vi racconteremo con i nostri video sul canale YouTube, sui nostri social Facebook e Instagram, e naturalmente sul sito motorone.com Italia.